Terapia tradizionale della dermatite atopica dell'adolescente. Non era un osso facile. Vi faccio vedere subito quello che poi è lo schema mentale che ormai siamo abituati ad adoperare quando vediamo un paziente con una dermatite atopica, sia esso adulto che bambino. La differenza è che qui bambino, no, bambino, adolescente non ci può stare, qui non ci può stare. Vedremo poi meglio. Oggi faremo il pieno di A, dermatite atopica, AD, atopic dermatitis e tanta DAD. Ha ragione Valerio, ci siamo stancati, però questo passa lo convento e questo lo prendiamo. Questo è un bimbo che io ho visto quando era piccolo, molto piccolo. Avrà avuto 3 anni, questa roba che non guariva, vedete anche il contorno degli occhi, la piega di Ninnie Morgan, continuava a passare la saliva, queste cose vedete, le vediamo tutti, è diventato adulto. È diventato adulto, non riesce a fare la barba, se la cresce, siamo in un periodo di moda di barba, ok, gli occhi continuano ad essere molto interessati ancora di più e soprattutto guardate come si gratta le sopracciglia continuando a tagliare i peli come se fosse un rasoio. In realtà è la nonna, questa è la nonna, una dermatite periorbitale che non riesce a guarire, non riesce a risolvere e anche questa nella fossa cubitale, una dermatite della piega. Questa è la dermatite atopica, ormai l'abbiamo sentita, ha fatto un'introduzione veramente molto profonda, il dottore Torzello, a cui ti ringrazio per aver messo avanti le cose, dai 12 ai 17 anni, queste sono le forme che vediamo, fino al 10-20% dei pazienti di dermatite atopica in età pediatrica se lo portano avanti e questo è un dato che vediamo, un'età difficile. Decisamente un'età difficile perché cambia tutto, cambia il corpo, cambia il modo di essere, il paziente diventa, prima era affidato, quello che diceva Pierpaolo, prima era affidato ai genitori, era coperto, c'era la culla, c'era la nicchia, c'era il nido, dopodiché è esposto a tanti tipi di situazioni ambientali, non ultimo il bullismo, non ultimo il confronto con l'altro sesso. Sentirsi differente, sentirsi desquamato e provare a dormire la notte prima degli esami è un problema molto serio. Se ricordiamo Venditti e Dante, che da ieri ringraziamo per i suoi 700 anni di patemi d'animo nel nostro cervello, ma anche di bellezza, non è facile dormire e non è facile avere da grattarsi e non potersi grattare. Questa è una ragazzina con una forma molto particolare, molto intensa, sin da quando era proprio piccola, qui era in età proprio puberale, appena appena accennata, e con i cambi ormonali lei impazziva, ha ragione Pierpaolo, faceva le localizzazioni periferiche, ma scusate, posteriori sulla schiena, molto importanti, molto severe. Appunto, ci sono dei momenti in cui ci sono dei picchi ormonali che disturbano tutto quanto il vivere. E poi l'età e la dermatite atopica non vanno d'accordo, si dovrebbe essere al meglio di se stessi. In realtà, questo aspetto del bullismo non è cosa da poco. Io ho frequentato per un paio di volte via webinar dei ragazzi al liceo, ho parlato. I ragazzi soffrono molto la loro patologia cutanea perché si vede. E qui vedete riportate alcuni lavori interessanti, il concetto di stigmatizzazione, il concetto di mamma che dice smetti di grattarti. Anche questo è un portare addirittura un peggiorare la situazione, come dice il professor Ring di Monaco di Baviera, peggiora la situazione perché la mamma dice smetti di grattarti, come se quella non lo sa. La ragazzina non può non grattarsi, può grattarsi al meglio, ma non può non grattarsi. Il concetto è che deve comunque grattarsi, non può fare diversamente. Chiaramente se si paragona con le soubrette o se si paragona con le donnine che compaiono in televisione, non è così soffice e pura come quello che si vede in televisione. Io ho voluto mettere questa frase. I pediatri la usano e hanno ragione. Quando il medico di base segue un bambino, fa fatica a stabilire le dosi e ragiona sempre come un adulto. Io ho scritto così: come il bambino o la bambina
non sono un piccolo uomo o una piccola donna, così l'adolescente non è un quasi uomo o una quasi donna. Siamo in un'età assolutamente limbica. Questo è un esempio carino, ma anche queste sono delle situazioni particolari in cui il confronto, la partecipazione a un mondo nuovo implica una serie di fatti. Guardate, questa è una, fa parte di, chiuderò con questo tipo di parole messe insieme, è una rassegna di dati, una rassegna di affermazioni di adolescenti a proposito della loro terapia topica in particolare. Poi di questo useremo un commento. In questo momento sulla dermatite atopica e adolescente non ci sono linee guida internazionali specifiche, sia per la diagnosi che per la gestione. Ci viene in aiuto questo grande lavoro, questo io l'ho letto poco tempo fa, e per fortuna perché questo poi mi ha aiutato a fare quello che vi presenterò oggi. Questa serie di società, ed è bello vederle unite, da una parte l'allergologia, dall'altra parte i territoriali, dall'altra parte l'università, un bel insieme che ha portato alla stesura di questo consenso su italiano, tutto italiano, e devo dire la verità, con orgoglio, a leggerlo, a vederlo, è completo ed è bellissimo. Mi permetterò di riferirmi a questo. Quindi viene definita la malattia, viene definita la maniera di essere in combinazione, ad esempio, con le rinocongiuntiviti, con le altre malattie di tipo allergico che ha citato il dottor Torsello. La fascia d'età è localizzata ai 12-17 anni con un importante impatto sulla qualità di vita, il concetto del bullismo viene messo a fuoco, il concetto di stare attenti e di cercare di capire quello che succede intorno all'adolescente, perché questo, i caregiver, che poi in occasione più importante sono i genitori, hanno anche questa importanza nel modo di evolvere della patologia e del modo nostro di curare. L'ultima, il numero 7, guardate cosa c'è scritto: non ci sono dei criteri specifici per poter dire questa è una dermatite atopica dell'adolescente. La diagnosi è basata su criteri anamnestici e racconto dei sintomi. Correggono gli stessi autori definendo una valutazione da un clinico esperto sulla base di dati anamnestici, segni clinici e sintomi nell'esclusione anche di altre patologie, quello che ha fatto prima il dottor Rossello. Le manifestazioni sono quelle che abbiamo visto benissimo esemplificate con immagini molto chiare, la xerosi, la secchezza, la fata padrona, le forme minori non sono da meno. In altre occasioni io mi sono permesso di portare questi che sono alcuni criteri minori, il concetto del capezzolo interessato come unica manifestazione, il concetto dei genitali, il concetto di alcune manifestazioni importanti, come quella ad esempio la head and neck, che ormai è diventata un'entità che vediamo sempre più frequente, head and neck oppure portrait dermatitis, come vogliamo chiamarla, e poi il modo di quantificare il danno. E sì, sono queste tipologie di cose, le vedremo un attimo insieme. È importante la scelta che deve essere discussa. In questa occasione probabilmente facciamo bene a rivolgerci direttamente all'adolescente che può sentirci e in seconda battuta al nome tutelare che si chiama mamma. Qua sotto vedete elencati una serie di concetti che ci hanno fatto diventare dermatologi. Quando noi abbiamo cominciato a fare dermatologia, la prima cosa che ci hanno insegnata era usare i topici. Ebbene, usare i topici, saperli distribuire, saper fare anche una maniera proprio corretta, quantitativa, piano piano siamo arrivati a dire di quello che doveva essere. Ed eccole qui, la forma delle pieghe interessata, la forma periorale, la forma delle pieghe con grosse lichenificazioni, con modificazioni pigmentarie, un esito pigmentario. Come dicevo, è importante, la stagione è importante perché altrimenti non possiamo parlare, non possiamo dire di che cosa stiamo parlando, dobbiamo purtroppo andare con dei numeri. Soprattutto, io mi permetto di dire questo secondo la mia posizione, questi indici, questi valori che poi velocemente scorreremo, sono indicativi e sono utili negli studi. È difficile che nella vita quotidiana noi riusciremo a fare uno SCORAD o un ESI fatto bene. In ogni caso, per indicare le varie fasi della malattia o le varie entità, le varie quantificazioni, si parla di lieve, moderata, grave e molto grave. E questi sono gli indici. Un ESI superiore a 21, un indice SCORA superiore a 50 la definiscono grave. E questi qui li conosciamo abbastanza bene, ci abbiamo lavorato, ci li vediamo. Queste sono immagini che si recuperano da internet, ci sono velocità,
si possono con velocità compilare questi tipi di cose per avere una documentazione. Questo è lo score. Lo score è molto interessante, probabilmente io lo preferisco perché viene condiviso, viene guardato da una parte e dall'altra, e i genitori in qualche maniera si riescono a orientare su come sta andando la patologia, su come è importante riferirla alla persona. Ancora qui vedete immagini riprese da internet, e così può rapidamente, queste sono storie, queste che vedete come immagini. Importante lavarsi bene. Quello che è scritto qui in realtà ci credo poco. Io l'ho messo perché fa parte di alcune cose molto carine, molto fatte bene, che io ho preso da queste linee guida pubblicate da Pagini Editore, insomma, per conto di Minerva Medica, quindi siete master interessanti. Ma in realtà io ricordo una delle mie prime volte negli Stati Uniti, e poi sono rimasto una settimana a Tampa da un mio amico a guardare molta dermatologia pediatrica, mi diceva: io scrivo sulla mia porta questa frase: tutte le volte che tu non ti lavi, la tua pelle ti dice grazie. E verosimilmente questa è una delle situazioni più adatte per configurare quello che dovrebbe essere il nostro consiglio nelle persone che hanno una dermatite atopica: lavarsi poco, usare qualcosa che possa essere antisettico, ma non sempre. Probabilmente il bagno va fatto negli ultimi tempi, negli ultimi momenti, per lasciarsi un po' di questo film sulla superficie, e soprattutto a cute umida, ancora detto nella parte bassa, applicare sempre emollienti. Quindi gli emollienti vanno dai più, e qui ci siamo dentro, un po' ripeto quello che è stato in qualche maniera già detto nella relazione sulla psoriasi. Ormai siamo diventati abbastanza dentro a questa situazione degli inci, delle formulazioni, quindi le parti meno dell'emulsione o latti, delle forme più consistenti o più grasse, a seconda di quella che è la situazione di quel momento in cui noi vediamo la malattia, le fasi della patologia, ma anche la stagionalità e i rischi di poter avere un rifiuto, un'uscita dalla terapia. È importante saperlo spendere, l'emolliente, saperlo spendere nella maniera corretta, perché probabilmente già da subito, questo è uno studio che vi farò vedere, già utilizzando una maniera, diciamo, importante nei neonati e nei lattanti, a rischio, laddove ci sia una familiarità, migliora la funzione barriera, potrebbe essere in grado addirittura di prevenire l'andamento della malattia, quello che potrebbe essere l'eczema atopico. Per noi poi gli emollienti sono le due classiche: emollienti, edumettanti, alla fine si diventano un'unica realtà. Qual è il principio? Il concetto di intervenire quando è finito il flare, la fuoriuscita è importante, lo metto. In realtà lo si mette sempre, purché non ci sia, e questo è un concetto che io ho imparato grazie alla mia scuola di Bologna: quando tu metti una crema e brucia, non è quello il tempo di mettere, o non è la crema giusta, quindi aspetta, probabilmente devi metterlo dopo. In realtà gli emollienti noi li utilizziamo per risparmiare i topici, perché probabilmente sono importanti, dico probabilmente perché non sempre e solamente, sono importanti nel mantenere la remissione dell'eczema. Ormai le formulazioni sono sempre più raffinate, sono sempre più pulite, la galenica è sempre straordinaria, quindi si sfrutta l'effetto antinfiammatorio, antipruriginoso di vari tipi di sostanze, sempre di più riordinate, sempre di più pulite. Il concetto dello stafilococco aureo, ma soprattutto a me piace molto il concetto di azione sul e attraverso il microbioma, ma questa è cosa molto molto recente. Questo è un tizio che si appassiona di microbioma sulle mani. È molto importante contrastare la xerosi cutanea. La xerosi cutanea, insieme con il prurito, definisce la malattia atopica. Quindi avere un'idratazione, avere una diminuzione della transepidermica dell'osso significa far star bene, avere il paziente compliante, avere il paziente che si continua a medicare. La parte bassa della diapositiva legge una cosa molto particolare: dice una sola applicazione al giorno. Oggi stanno diventando importanti questi spray, queste sostanze. Balsamo, nel concetto francese di balsamo, cioè lenitivo, capaci di durare tutto il tempo attaccati a questo nostro corno, a questa nostra epidermide danneggiata, per un giorno, forse addirittura durate di più. Questo è importante. È importante perché probabilmente unge di meno, dura di più, i costi si riducono, ed è importante anche questo tipo di esternazione. Questo è un inglese, un americano, che scrive su Acta Venereologica nel gennaio 2019. Dice: in Europa si spendono
abbondantemente in tutte gli stati europei, 9 fa le indagini, si spendono circa 1000 euro per paziente. Nelle patologie medio-severe, lieve-medio, potrebbero essere anche di più nelle patologie un po' più importanti. Quindi è importante poter capire quanto e come farlo mettere, quindi utilizzare e potersi entra poter entrare dentro nella galenica di un prodotto significa anche in qualche maniera sostenere le spese, l'economia della famiglia che deve medicare questo ragazzino. È importante, dice, questo fa un commento un po', diciamo, arcuto, se vogliamo, dice, i pazienti europei ascoltano i loro dottori e usano gli emollienti o gli umettanti, i moisturizing. Però dice, c'è una volontà di spendere. Spendono perché da noi i prodotti sono decisamente più importanti rispetto a quello che sono negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ancora tranquillamente io ho visto dei colleghi consigliare DAP senza alcun problema, consigliare Neutrogena, validi, ma non con questi criteri come li vediamo noi, così raffinati e così avanzati nelle formulazioni e soprattutto nell'efficacia, nei claim di attività. Ebbene, dice, va bene, ma se consumiamo soldi da questa parte spendendo nei soldi per comprare degli emollienti, vuol dire che risparmieremo soldi nel comprare cortisonici. Probabilmente non è vero. C'è una piccola apertura sull'uso di alcuni materiali, alcuni indumenti, particolarmente nella fase preadolescenziale e adolescenziale, alcuni indumenti con del chitosano attaccato alla parte interna, addirittura combinato con della vitamina, con della niacinamide, più indirizzato per la verità, ho trovato i lavori, più indirizzato verso la psoriasi che non verso la dermatite atopica, ma la dermatite atopica nelle sedi frizionali potrebbe giovarsi di questo. Tornando agli schemi del nostro consenso, ovviamente terapia corticosteroide, la fase padrona, capire quale la media potenza, l'alta potenza, e poi questa storia della malassezia ve la farò vedere perché è implicata proprio in questa situazione. Prima era un concetto non ben definito, alla fine è diventato un concetto cambi. Implicati, quindi può starci, sicuramente fare qualcosa in questo tipo di forme aiuta a risolvere. L'uso ovviamente dei cortisonici topici va limitata in alcune fasi, evitando di esagerare, soprattutto in alcune zone ad alto assorbimento. Si aggiunge il concetto di cortisonici topici con gli inibitori della calcineurina. Per primi guardiamo gli antinfiammatori topici. Questo è un concetto che ha preso piede negli ultimi anni, potenza sufficiente, parliamo di steroidi, dose sufficiente, applicazione corretta. Bene, probabilmente questa è la storia per poter far andare avanti una terapia, spiegare bene la terapia al paziente o alla paziente e alla mamma, verosimilmente, che controllerà la quantità di tubetto andato, e questo è un dato importante. Si lavora molto anche in questo trattamento proattivo. Devo dire la verità che io lo provo, lo uso, poi non mi trovo bene. Io l'ho messo perché esiste, molti colleghi lo usano in maniera molto abbondante, molto spinta, però il concetto delle 2 volte alla settimana che mantenga quello che ho ottenuto, secondo me, non va. Corticosteroidi, vedete, e questa è la situazione a proposito dei corticosteroidi, i più vari dovrebbero non andare oltre i 15-30 grammi nei bambini, 60-90 grammi nell'adolescente per settimana, quindi siamo già a un dosaggio molto alto. Che cosa ci dice che un corticosteroide sta funzionando? Il prurito. Il prurito scompare, la persona continua a considerare valido l'uso di quello che sta facendo e ti continua a seguire. Questa si chiama aderenza. Si chiama aderenza che porterà alla soluzione del problema. Ovviamente è importante quando si decide di fare il withdrawal, la sospensione dello steroide, saperlo fare, saper avere in mano la situazione, ovviamente non esagerare, sono tanto chiari, per fortuna non li vediamo più le situazioni così drammatiche, intense, smagliature e tutto il resto che si vedevano quando si adoperava pesantemente lo steroide. È importante anche questa metodica, ma questa qui fra un po' secondo me diventerà giusto limitata proprio alle fasi pediatriche da ricovero, la wet wraps, ne abbiamo parlato, queste medicazioni chiuse che vengono tenute per tanto tempo finché il bambino le tollera, abitualmente più indirizzata al bambino che non all'adolescente. È un concetto di limitare l'uso dello steroide
per ridurre quello che è chiamata la corticofobia o steroidofobia. Devo dire la verità, io uso molto il metilprednisolone, uso molto il fluticasone perché mi danno grande, grande risposta, con molta serenità, non ho mai avuto problemi. Mometasone non sono affezionato perché non mi piace la galenica. Questo è il Wrap, e queste sono le classi che abbiamo adoperato, sono conosciute, non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda lo steroide, non so darvi delle cose nuove, ovviamente mi permetto di mettere delle cose scontate, eritema secco, zone pilifere, eccetera, sono cose che conosciamo basilarmente. È importante evitare di esagerare con lo steroide, è importante usare la quantità, le fingertip, che variano ovviamente a secondo della fascia d'età, ma a secondo della sede, e non sto qui a stare dietro. È importante questa sindrome dello smettere lo steroide. E si sa poco su quello che può essere la sospensione da steroidi. Noi spesso osserviamo delle persone steroidizzate, noi le chiamiamo dermatite da iatrogena da steroidi. Arrivano, vuoi il viso, vuoi il collo, perché comunque con quello sto bene, dottore, comunque con quello io sto bene. Mi trovi una soluzione, io devo sospenderla. Si sa poco, è una vera e propria sindrome. Una sindrome da sospensione dello steroide. E, talvolta ci vuole tempo per poterlo fare andare a posto. È importante che il paziente sia a conoscenza di questa situazione, è importante che si vada a capire. Molti colleghi dicono che non esiste questa forma, no, io la lascio sospendere, non ci vuole niente. In realtà bisogna stare molto dietro perché sennò si perde il paziente, che perde la fiducia soprattutto nel concetto medico, perché probabilmente se non ci stiamo dietro, il paziente non sa che deve rivolgersi a noi per sospendere il trattamento con lo steroide. Questo è un paradosso. Usiamo lo steroide, probabilmente addirittura questo lavoro di marzo 2021, letto, era pubblicato sul British, sono arrivato all'allerta con questo, dice questa terapia corticosteroide topica può ridurre il profilo di infiammatorio citochimico del sangue periferico, non solamente della pelle. Stiamo dicendo che mettendo del cortisone sulla pelle miglioriamo quelli che sono i danni locali, con quello che abbiamo visto attivarsi nei vari processi di infiammazione mediata da varie tipologie di citochine, bene, ma anche del sangue circolante periferico. Inibitore della calcineurina, è stato spiegato, valgono le regole che sono state dette per la psoriasi, sono uguali, solo che ovviamente stiamo lavorando su cute decisamente più sensibile, non ci sono casi di atrofia cutanea, black box ci dice ancora che vanno evitati nelle stagioni estive per il rischio di non melanoma skin cancer. Ovviamente stiamo parlando di 0,1%, praticamente pari a quello di un'efficacia e di una potenza intermedia di un corticosteroide classico, 0,03 nei bambini può essere adoperato, il pimecrolimus, io ne ho perso le tracce, non lo uso più. Poi vi dicevo questa storia del malassezza, è interessante, l'articolo vi dice, la forma, è quella che citava prima Pierpaolo, la forma onset direttamente correlata con qualcosa che è venuta dalla gioventù, da quando si è ragazzini, ebbene, in questa forma predomina la presenza della Malassezia species, quindi usare un itraconazolo per via locale combinato con uno steroide può significare una disattivazione del danno. Io non uso più gli antistaminici da anni, vedo che i pediatri lo usano, e talvolta in concomitanza con l'osservazione di un bambino che si gratta la notte, ebbene, gli antistaminici hanno quell'effetto di sedare un pochino per quello che può essere un bambino che non dorme, sono comunque sicuri, se si fanno si devono fare per un periodo lungo, qualche volta io li faccio e non sono completamente convinto. La ballaterapia abbiamo imparato tanto che funziona, Avene, Uriage, mi scuso per quello che non citerò, di fatto ci avevano insegnato che dopo la balneoterapia bisogna avere la pazienza di idratare, massaggiando, frusciando
funzionando, dà un effetto carezza. Insomma, questa roba ho l'impressione che stia diminuendo nettamente nella nostra pratica quotidiana. Io raramente mi rivolgo all'antibiotico per bocca come terapia antinfettiva, allorché penso che ci sia una sovrainfezione. Se penso che ci sia una sovrainfezione, faccio uno swab, faccio un tampone. Ovviamente lo stafilococco aureus è sempre presente, non ha senso, a mio giudizio, mettere comunque un antibiotico. Io mi rivolgo piuttosto che a questo che ho segnalato, presi sempre dalla brochure, piuttosto che a questo io uso molto l'ipoclorito di sodio, molto, molto, anche più diluito di questo che vedete qua sotto, per capirci, candeggina o amochina che sia. Ovviamente ci sono delle fasi importanti come quella che ho fatto vedere sul labbro superiore della ragazza ipedigenizzata, e lì devo andarci sicuramente con il mio antibiotico. Sono rare, io non ne vedo quasi più, forse ne ho visto uno l'anno scorso, l'eczema herpeticum o altre forme legate alla disseminazione virale, tipo il molusco contagioso o altro. E poi per tanti anni abbiamo parlato della scuola dell'atopia, programmi educativi e counseling, di sostegno psicologico. Adesso c'è tutto un gran movimento, proprio perché viviamo in un clima in cui tutto questo è perfettamente compatibile, perché facciamo webinar, non facciamo altro che fare counseling, counseling, sostegno, counseling e sostegno. Io posso dire che una grossa azienda ha organizzato un qualcosa di questo genere, indirizzando a dermatologo, a pediatra e ad altri, ed è stato un fallimento. Probabilmente le monte parole servono poco se non riusciamo ad avere di presenza il paziente. Tornando indietro al nostro consenso, non vado ancora molto per lunghe, gli UVB. Gli UVB valgono gli stessi concetti della fototerapia per la psoriasi. È stato corretto, vedete, prima si parlava 2 mesi almeno di ciclo, oggi si parla più correttamente, su questo ho esperienza personale, io uso solo gli UVB. Banda stretta, non mi fermo ai sei anni, devo dire la verità, sotto 6 anni mai fatto, ma vado tranquillamente anche per quello che serve, soprattutto quando ho una collaborazione da parte dei genitori. Quindi 4 mesi. Potrebbero essere coperte buone le fasi invernali, vivendo noi in un clima dove c'è quasi sempre una grande quantità di luce. Quando si usano questi, quando non c'è un controllo adeguato da steroidi o da inibitori topici della calcineurina, è importante evitare di dare grandi quantità di raggi, è importante evitare che ci siano queste, come si dice, queste patologie da induzione eccessiva di irritazione, perché la pelle diventa molto fragile, diventa molto, molto particolare. I cortisonici sistemici, io li uso eccezionalmente nel giovane adulto o nell'adolescente. Io uso, se serve, uso la fiala, uso Urbason, 5 fiale, le riduco scalando e basta, e ho finito, non lo uso più. E talvolta poi mi arrivano, a proposito di fototerapia, mi arrivano questo tipo di cutting. Io sono quest'estate, stavo bene prima di cominciare l'estate, poi ho queste macchie, voglio fare la fototerapia perché sono le macchie. In realtà puoi sapere bene che questa è una forma diffusa, guarita, sono dell'acromia o ipocromia postolesionale, sta ancora guarendo, magari un po' di fototerapia lo fa stare bene, è un ragazzino che avrebbe bisogno di perdere un po' di peso, da qui gli agganci con il dimetasmolismo di cui si parla e si sente molto parlare, c'è ancora qualcosa di attivo nella piega. Quindi trattare con la fototerapia quando non risponde ai trattamenti topici, UVB, l'azione è questa, la conosciamo da anni, è interessante. L'EADV lo raccomanda sulle forme molto pruriginose, croniche e ligienificate, sulle forme acute, nella mia esperienza, e qui condivido perfettamente, l'ho segnato, ha addirittura un'esacerbazione di un casino. Ovviamente bisogna tener conto di questi tipi di considerazioni e andare avanti. Siamo per concludere. Per noi ciclosporina in questa fase adolescente non è possibile pensarlo, metotrexato non è possibile pensarlo, micofenolato mofetil non è possibile pensarlo, perché non ci sono nessun studio, non c'è studio, non c'è un profilo di sicurezza, siamo fuori da questo concetto. Abbiamo avuto l'opportunità di usare il dupilumab da qualche poco di tempo. Come dicevo, le linee guida non è che non ci sono, questo è un consensus del 2018, Wallenberg, un numero molto alto, però essenzialmente era un misto. Vedete, io qui ho portato nel riquadro quello che riguarda i bambini. Che riguarda i bambini, a mio giudizio, il bambino non è
un adolescente. Siamo tornati al punto di partenza, siamo tornati all'intervento farmacologico non farmacologico con idratanti emollienti, evitare di grattarsi, evitare di danneggiare, intervento proattivo, se fallisce questo devo andare su una gestione reattiva, fototerapia, rarissimamente corticosonici orali, altrimenti Dupilumab ed è l'unica spiaggia che ci resta. Queste sono cose che io poi ho detto e ho trovato questo lavoro, un lavoro preso da un collega dell'Asia. Abbiamo detto quello che abbiamo detto tutto, io ve lo rimetto riassunto in queste tabelle che parlano di una forma leggera che va su tanta, tanta moisturizer, tanta idratazione, stare attenti ai fattori di scatenamento mentali e non, educazione. La scuola dell'atopia, trattamenti attivi li vedete, il wet dressing, questo non si può adoperare nel bambino, trattamenti proattivi, non completamente convinto, molto prebiotico, perbiotico fuori da noi, in Italia non ha mai preso tanta strada. E questo era sempre appartenente alla, solamente una ripetizione, ma appartenente sempre a questo pamphlet di fatto molto bene, vi ricorda ancora quello che abbiamo detto fino ad oggi, fino a questo momento. Ho concluso. E c'è una storia particolare che voglio raccontarvi, questa a proposito di quello che i ragazzi, gli adolescenti pensano di quello che succede sul loro corpo. Sono abbastanza contenti del trattamento perché l'adolescente, che almeno quello che io vedo e mi rispecchio in questo lavoro di JAMA, sono delle persone responsabili. Sono delle persone responsabili e vogliono avere un qualcosa che funziona, soprattutto se ben spiegato, eh? Se ben spiegato. Poi decidono per conto loro. Questo è vero, come detto nella diapositiva, sviluppano la propria routine. E questo non va toccato, a mio giudizio. Io mi permetto di dare un po' degli schemi o delle indicazioni, un po' da vecchio dermatologo, non va toccato perché lì in quel momento tu stai ottenendo un risultato. Stai ottenendo un risultato, un'aderenza, una partecipazione. Spesso poi si stancano, probabilmente c'è un qualcosa che riguarda anche il loro modo di vedere, di vestirsi. È cambiato molto il mondo da che ci vestiamo molto, molto attillati, come si diceva un tempo, con abiti molto stretti, che unge, tutto ciò che unge non va bene. Pur essendo qualcosa che si assorbe, dice la diapositiva, gli adolescenti dicono che devono andare a sbrigarsi, andare a scuola, non hanno tempo, la sera non hanno tempo, però allorché instaurano la loro routine, il concetto funziona, funziona. Ad esempio, e questa è un'altra affermazione, spesso i pazienti, gli adolescenti, non hanno il contatto con il medico per chiedere come usare, ad esempio, il corticosteroide. E c'è una differenza tra medico specialista, altri colleghi che consigliano, usa così, ma anche i farmacisti usano così, in questa maniera il cortisonico. Bene, quando stabiliamo che deve essere usato il cortisonico, dobbiamo consigliare, no, non devono scappare. E talvolta dimenticano queste che sono informazioni. Allora sta a noi ricordarlo come? Attraverso una presenza, ci facciamo scrivere, io continuo a dire sempre le stesse cose, però è importante per migliorare la qualità della risposta, per essere sicuri che la stanno facendo. È importante spiegare il trattamento topico perché in quello possiamo starci. È importante far capire quanto è importante per loro usare la quantità giusta e allorché non ce la fanno a seguire quello che abbiamo detto, ci sono un mucchio di informazioni online. Non disdegniamo il fatto che il ragazzo vada a informarsi e senta la necessità poi di confrontarsi con noi, perché al momento in cui si confronta con noi vuol dire che è tornato ancora ad avere l'esigenza di essere curato da noi. Io ho finito. E vi ringrazio. Queste sono le parole che i ragazzi usano quando, in questo lavoro che vi ho fatto vedere ultimo, le percezioni che hanno ad esempio di una crema, dice che si assorbe velocemente, oppure io perdo molto tempo a medicarmi, poi sento secchezza, indurimento della pelle, non so regolarmi. Ebbene, a queste dovremmo poter rispondere avendo oggi anche acquisito un po' di cose nuove. Io ho finito e vi ringrazio.